Una bella sorpresa ieri a Torrecane di Fasano, nella piazzetta di Via Erode del Mare, affollata per la cerimonia inaugurale. Piacevole è stato soprattutto notare il restyling che ha subito la piazza dopo 40 anni di abbandono. Una vera e propria rigenerazione urbana, solo una parte dei lavori previsti nella frazione balneare, lavori che in futuro riguarderanno anche il faro e il porticciolo. Soddisfatto il sindaco Alello Di Bari e tutta la squadra comunale che sta curando i progetti. Questa sera comincia il riscatto di Torrecane. Questa è la prima di una serie di opere pubbliche che nel giro di 2 anni cambieranno completamente il volto a questa ridente frazione marinara. Noi abbiamo investito su Torrecane 7 milioni di euro. Questo è il primo milione e mezzo di euro investito. Fra qualche giorno consegneremo i lavori della sistemazione e dell'arredo urbano della piazzetta di San del Molo. Poi partiremo con gli 8 progetti che ci sono stati finanziati ultimamente dalla Regione Puglia e per i quali ho il vanto, abbiamo il vanto con la nostra squadra di essere stati i primi in tutta la regione a conseguire il punteggio più alto e quindi a diventare assegnatari del finanziamento. Ho rivolto nel mio discorso un invito ai residenti di Torrecane ad essere custodi del proprio territorio, ad essere vigili, perché il territorio va conservato, il territorio va protetto dagli attacchi di chi nella sua ignoranza compie atti vandalici che tendono a vanificare tutto quello che viene realizzato. Il ruolo di tutti ora è quello di custodire e ricominciare, così come spiegato dall'assessore regionale Fabiano Amati. Quando si inaugura una nuova opera pubblica, bisogna fermarsi un attimo e dare profondità a quello che si è fatto. E assieme ai ringraziamenti che tutti quanti ci facciamo reciprocamente, la riflessione profonda è fondata su un verbo, il verbo custodire. Cioè significa che noi abbiamo l'imperativo morale di custodire la bellezza, i luoghi incantevoli, perché questi, oltre a ricollegarsi con la nostra storia, oltre a garantirci una migliore qualità della vita, ci danno anche la possibilità di attrarre in questo incanto turisti che fanno poi benessere. E allo stesso tempo questo diventa un avvenimento legato ad un altro verbo, al verbo ricominciare. Il verbo ricominciare serve ad indicare che la parte pubblica deve fare il suo dovere per le parti pubbliche, e questo è un pezzo del suo dovere. Ma allo stesso tempo tutti i cittadini devono dare il loro contributo affinché ci sia un'integrazione tra questo che nasce oggi e il resto. Ecco perché, fuori dalla retorica, vorrei che questa serata sia ricordata sui due verbi, custodire e ricominciare. È un nuovo capitolo per Torrecane, il riscatto dopo lunghi anni di agonia, un nuovo inizio che si mostra in questa nuova veste e si sente nello zampillo della nuova fontana.